Ma non la definirei un'escalation estremamente preoccupante, ma è sicuramente da attenzionare il fatto che i furti di cui sono a conoscenza avvengono sempre più in modo premeditato, organizzato e con dei raid che hanno fatto davvero danni importanti a chi li ha subiti. Era partito dai social l'appello del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli in merito ad una serie di furti in abitazione, tra quelle visitate dai ladri, anche quella del noto veterinario Alberto Brandi, per esortare i suoi concittadini a denunciare e segnalare ogni movimento sospetto. Colpi tra le 18 e le 20, aveva detto Agnelli, a caccia di contanti. Quindi l'idea è quella che ci siano proprio dei basisti e non è più microcriminalità, ma è una microcriminalità organizzata che probabilmente si avvale anche di metodi e preparativi per colpire in modo importante chi subisce furti. Per questo l'appello anche a unire le forze, che sono i soliti appelli, quelli di dare delle comunicazioni alle autorità quando ci sono movimenti sospetti e utilizzare anche purtroppo a posteriori quello che è il sistema di videosorveglianza anche privata, che unita a quella magari pubblica può individuare responsabilità e colpevoli. Da quanto sembra poi lei sta denunciando una cosa importante, i basisti, ma sembra criminalità che si sposta, che venga anche da fuori, provenga anche da fuori. Questo purtroppo è un fenomeno che pare esserci sempre stato, ci sono dei momenti in cui questi furti si concentrano in determinate aree per poi spostarsi, quindi evidentemente sono dei flussi che sono molto, molto preoccupanti. Tutto sommato dobbiamo ritenerci in un'area ancora tranquilla, ma non lo possono dire certamente le tante famiglie e anche le aziende che talvolta vengono colpite da questi furti.